Un'occupazione che ha innescato un braccio di ferro tra l'azienda, che ha chiesto anche l'intervento della Digos, e i dipendenti che dopo il nulla di fatto di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico vedono sempre più concreto non solo il trasferimento in Calabria per 400 unità, ma anche tutte le incognite sul futuro delle due sedi palermitane. Perché i segnali non sono buoni e perché l'accordo di maggio sul mantenimento dei livelli occupazionali è diventato carta straccia dopo l'annuncio 10 giorni fa della chiusura delle sedi di Roma e di Napoli, 2.511 i dipendenti coinvolti. Tornando all'avvertenza palermitana, restano 10 giorni di tempo, forse meno, per evitare i trasferimenti dei dipendenti della ex commessa Enel alla sede di Rende in Calabria. L'azienda ha disposto un part-time di 4 ore settimanali per 700 euro al mese. I sindacati dicono che gli stessi servizi possono essere resi dalle due sedi palermitane e non hanno neanche preso in considerazione l'ipotesi avanzata ieri, prima che il vertice si chiudesse con un nulla di fatto, di far assumere i 400 dalla società che adesso gestisce la commessa Enel. Ore di tensione, quindi. In tarda mattinata Almaviva Contact, con una nota, ha giudicato inammissibili le forme di protesta che si collocano fuori dalla legalità. Il riferimento è all'occupazione di questa mattina della sede di via Marcellini. La società, conclude la nota, assumerà ogni iniziativa a tutela della legalità, della continuità delle attività e della sicurezza delle persone che vi lavorano. Si aggiunge quindi un altro fronte di tensione.